Questo ci indica che un punto del cuore può iniziare ad essere lui il generatore del battito cardiaco. Questo perché tutto il cuore ha la capacità di generare il battito cardiaco. Ora immaginate quest'onda che avvolge il cuore improvvisamente, in modo omogeneo come abbiamo detto, improvvisamente incontra un ostacolo. È come un'onda del mare che avvolge un faro. È la stessa cosa. Quindi l'onda incontra un ostacolo, l'onda elettrica, e ha delle alterazioni, si creano dei vortici in quel punto, perché proprio c'è un ostacolo. Quali sono questi ostacoli che può incontrare l'onda elettrica che si diffonde? Una zona di infarto, un tessuto che è morto, che non ha la capacità di condurre l'impulso elettrico.